e volevano da me un riscatto di 100 lire, cioè dal Partito Comunista, un riscatto di 100 lire, ma il partito non lo dava, linea della fermezza, niente soldi per piccoli. Allora facevano le tollette per me, no? Dice, fuori di Massenzio, però diciamo le Brigate Rosse non le accettavano. Cerco pure di liberarmi da solo, erano rimaste in tasca 100 lire del partito, e provo a darle alla ragazza che mi custodiva, ma il custode, il terribile Blasco, non si lascia persuadere. Quindi sono ancora prigioniero loro, ma diciamo la quotidiana di poesia era straordinaria. Sono arrivati queste 30.000 persone. No, e oggi, insomma, 30.000 persone sulla spiaggia di Castelporziano, hanno passato di 3 giorni e 3 notti. E tutti quanti questi, poi abbiamo scoperto, non erano venuti lì per ascoltare i poeti soltanto, ma tutti e 30.000 volevano leggere la loro poesia. Erano 30.000 poeti. Qui è capitato così a Dasha Marini, che era una persona molto per bene, e ha cominciato a dire, ma voi non volete ascoltare la mia poesia. E erano cominciati a tirare la sabbia, molto scortese, tutto sommato appropriato. E è arrivato Dario Bellezza, siccome pensavo ad altre cose, ma qualche ragazzo che si mette nudo non c'è. E lui è subito piombato sul palco, e si è messo nudo, ha cominciato a danzare. E la sabbia la tiravano sempre. Noi abbiamo fatto il secondo giorno una riunione a Leonard Hotel, dove erano alloggiati i poeti. C'erano due tesi. La tesi di Ginsberg e la tesi di Yevtushenko. La tesi di Yevtushenko era che era un'iniziativa del KGB. La tesi di Ginsberg che era colpa della CIA. Poi abbiamo trovato, non si sa come, perché io ero, insieme a Cordelli volevamo mollare, e basta. Abbiamo fatto, non si poteva. Perché invece Simone e Ulisse insistevano. Due mastini, bravi, avevano ragione loro. Abbiamo trovato la soluzione. Leggeva una poesia un poeta della spiaggia e una poesia invece un poeta invitato dal comune. Il risultato è stato meraviglioso. Tutta la sabbia sui poeti della spiaggia. Come dire, la poesia si accompagna oltre alle grandi aspirazioni, anche nel senso critico, non c'è nulla da fare. Una bella poesia è una bella poesia. E lì a un certo punto è arrivato un gruppo di ragazzi e ha portato un minestrone sul palco, dice avrete freddo, non state mangiando, no? Nessuno di voi mangia da 2 giorni, venite, salite tutti sul palco. Però 30.000 persone stanno salendo sul palco. E Ginsberg, accompagnato da Peter Lausi, ha cominciato a cantare Fallows Dead e tutti si sono fermati. Orfeo ha ammansito le belle, la forza della poesia ha fermato tutti. E poi l'ultima sera, per la contentezza, Ginsberg ha ripetuto Father's Dead, ci siamo alzati tutti sul palco, il palco ha cominciato a scivolare lentamente. Si è adagiato sulla sabbia. Sulla troupe di Anderman. Beh, no, Anderman stava fuori. Però io avevo guardato, Antonio, avevo guardato 10 minuti prima sotto il palco. Io ero sulla torre, in cima sulla torre. Ma io avevo guardato 10 minuti prima sotto il palco. C'erano 100 ragazzi che stavano sotto facendo le loro cose. La prima cosa che ho fatto è dico, ma poi il passaporto in tasca. Questo era il caso che me ne vado in Francia, no? Quindi del resto, no? E invece nessuno era rimasto, un vero miracolo, era rimasto sotto il palcoscenico. Bisogna dire, un po' di fortuna ci vuole, questo non c'è tutto. E abbiamo fatto tutta una serie di cose che diciamo stanno andando anche molto bene. Per esempio, diciamo, nell'82 abbiamo organizzato un'iniziativa Ladri di Cinema alla Sappa Palatina, dove adesso ci sono gli studi di Canale 5. Daniele Costantini in particolare. E ogni regista, aveva invitato un po' di registi a confessare i furti di cinema che aveva fatto agli altri. Quindi Wenders ha confessato il furto di Ozu, come si chiama, quello dei Pascoli, Michael Cimino ha confessato i furti.